E what a tutti ciurma e benvenuti da Gigrin in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo ragazzi se per questo nuovo video riusciamo a raggiungere almeno i 25 like. La volta scorsa abbiamo vissuto una situazione veramente poco piacevole, abbiamo capito in che ambito familiare cara si ritrovi a vivere, a servire più che altro. E adesso non ci resta che continuare la storia. Una cosa ragazzi di cui vorrei pregare chiunque stia guardando questo video: non fate spoiler nei commenti, ve ne prego ragazzi, perché se qualcuno dovesse arrivare a farmi uno spoiler su questo gioco, veramente butto giù tutti i santi dal paradiso, eh. Sarà la volta buona, mi arrabbierò sul serio, ragazzi. Per quanto riguarda gli spoiler, sono veramente irremovibile, ragazzi. Li trovo una cosa veramente vile, meschina e inaccettabile, per cui per favore evitate di farne nei commenti. Se no, vi ritroverete direttamente bloccati sul mio canale. Ok, siamo tornati dal nostro amico qua. Ah, mizzica, la casa parla. Oddio, la casa parla da sola, cioè la casa parla per conto suo. E lui quindi si chiama Marcus, ok? Perché la volta scorsa avevo detto che non avevo trovato il nome. Quindi dobbiamo depositare il pacco, quindi lo lasceremo qui a quanto pare, ok? Eccoci qua, ciao Marcus, oggi è veramente un aspetto felicissimo, devo dire. Metti giù, ecco qua il pacco, lasciamo la nostra giacca qua all'ingresso. E adesso che cos'è che dobbiamo fare? Dopo aver fatto occupati di Carl, sveglia Carl di sopra, davvero? Ok, chi sarà mai Carl? Carl, mi ricorda tanto il nome del figlio di Rick Grimes in The Walking Dead. Ah, quanti bei ricordi, ragazzi. Ah, questo dovrebbe essere uno di quei supporti per far scendere le persone anziane, farle scendere e salire dalle scale, almeno così sembrerebbe. Madonna, ma è un museo sta casa, cioè guarda qua, ma chi è che si tiene una giraffa impagliata nel salotto? Cioè, ma veramente, dove sarà mai Carl? Sarà di qua? Oh Gesù, sarà qua? Guarda caso, per fortuna, azzeccato a primo colpo la stanza. Tira le tende, lo faccio subito, ovviamente. Ah! Io pensavo fosse un bambino. Buongiorno, Carla. Giorno. Sono le 10. Ci sono nuvole sparse e 12 gradi. Interessante. 80% di umidità con probabili precipitazioni nel Questo è meglio pomeriggio. di Google Una splendida Meteo. giornata da passare a letto. Ma Sono no! passato a prendere i colori che hai ordinato. Sì, l'avevo dimenticato. E questa è la differenza tra me e te, vero, Marcus? Ma Non differenza. dimentichi mai niente. E vabbè, ma perché mi fanno una quadratura sulle chiappozze di Marcus? Ok, diamogli la medicina, ragazzi. Purtroppo sembra essere un uomo malato. Per favore, dammi il braccio, Carl. No. Come no? Carl. Dai, non Ti insistere. ringrazio. Tac. Ho appena aperto gli occhi e già devo stringere i denti. Già, poverino. Ok, diamogli Gli la sua umani sono medicina. macchine così fragili. Si rompono in fretta. Tutti Già. questi sforzi per farle funzionare. Ehi. I tuoi vestiti? Non è niente. Un paio di Ah. contestatori in strada, Carla. Sì, Che branco di idioti. Pensano di poter fermare il progresso malmenando qualche androide. Spero non ti abbiano fatto male. Oh no, no. Mi hanno solo spintonato, Carl. Sto bene. Ok. Ti porto in bagno adesso. Cioè, a quanto pare, Carl è molto affezionato a Marcus e questa cosa mi fa molto piacere. Veramente molto piacere. Ok, Carl. Non può camminare con le sue gambe, ovviamente sembrerebbe. Per cui Marcus lo aiuta a fare qualsiasi cosa, a quanto pare. Si occupa di lui, in pratica. Probabilmente abbiamo a che fare con un artista perché gli abbiamo ordinato dei colori in un negozio. Vedo veramente tanti disegni anche qui in giro. Ah, una situazione molto tenera, ragazzi, eh? Perlomeno io la vedo così. Ok, Carl è stato svegliato. Porta Carl al Qualcosa di tavolo del speciale in soggiorno. agenda oggi?
Sì, l'inaugurazione della tua retrospettiva al Museo d'Arte Moderna. Mm. Il direttore ha lasciato ben 4 messaggi per confermare la tua presenza. Non ho ancora deciso. No? Ne parliamo più tardi. Aspetta, ok, scusa, Carlo. In retromarcia? Le solite email dei fan. Ho già risposto io. Che tenerezza. Ok, è il momento di andare giù. No, Carlo. Posso chiamarlo, se vuoi. No. No, lascia stare. Oh, chi sarà Leo, ragazzi? Sarà il figlio? Sarà un parente? Ah, queste situazioni sono sicure e mi faranno presto piangere, ragazzi. Perché ho questa sensazione? Ma perché? Perché devo sempre soffrire così tanto quando gioco con questi giochi? Non lo so. Comunque la tua casa è veramente molto molto particolare, Carla, lasciate dire. Muoio di fame. La colazione è pronta. Bacon e uova, proprio come piacciono a te. Grazie. Dove lo mollo? Che qua ci sono le sedie. Ah, ok, di qua. Perfetto. Ti porto subito la colazione, Carla. Un pochettino di pazienza che arrivo subito. Comunque Marcus mi piace, ragazzi, cioè fisicamente parlando perlomeno sembra un gran figo, non scusate se la dico così, però è figo, insomma, diciamocela tutta. Ok, abbiamo preso tutto, sì. Ah, anche i fichi, che buoni i fichi, ragazzi, eh. Ok, Carla, ecco qua la tua colazione, qui servita. Oh. Oh. Ta-da! Grazie, Marcus. Ancora calde. Televisione. Wow. Che servizio. I tuoi fichi. Ah, cos'è sta roba? Il tovagliolo, ovviamente, e i fichi. Trova qualcosa da fare mentre faccio colazione. Certo. Ok, Carlo. Molto esaustivo, trovo qualcosa da fare. Va bene, Carlo, non ti preoccupare, trovo qualcosa da fare subitissimo. Allora, ragazzi, vi volevo dire che vi chiedo scusa se magari durante certi momenti sto in silenzio. Ma il punto è che non voglio stare lì a parlare mentre i personaggi sono lì che se la parlano fra di loro, insomma, ecco, questo è il punto. Ok, che cosa posso fare? Posso suonare il piano, posso leggere un libro, o se no, se non sbaglio, qua c'era un'altra opzione. Ok, posso giocare a scacchi con me stesso, ma che veramente... Pazzesco, ragazzi! Allora, io direi che la cosa che più mi intriga sicuramente è suonare il piano. Cioè, gli androidi hanno delle capacità veramente impressionanti, ragazzi, eh. Sì, siediti. E che cavolo, posso sbagliare pure un movimento del genere. Wow, adesso assistiamo a questa sessione meravigliosa. Io direi di non buttarci sul malinconico, perché fosse per me direi malinconica. Però dai, direi speranzosa, cerchiamo di fare qualcosa di speranzoso. Wow, ragazzi, oddio, col touchpad. Ah, ok, devo continuare a premere. Spettacolo, ragazzi, potrei continuare a suonare, però... Ah, scusa, Carlo, volevi continuare ad ascoltarmi? È cambiato il tuo modo di suonare? Davvero?
A volte penso che tu abbia più umanità di molti umani. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. Dovrai proteggerti da solo e fare le tue scelte. Decidere chi sei e chi vuoi diventare. A questo mondo non piace chi è diverso, Marcus. Non permettere a nessuno di decidere chi sei. Andiamo nello studio. Possibile che sto gioco riesca ad emozionarmi con così poco, ragazzi? Fantastico. È assolutamente fantastico, porca miseria. È fantastico. Andiamo. Ok, andiamo, Carl. In retro... No, in retromarcia no. Ok. Suppongo che lo studio sia di qua, ovviamente. Attenzione. Wow, ma che bellezza! Magari avere un posto così, ragazzi. Dove lo lascio? Ok, qua. Un artista, quindi, sì. Ci avevo visto giusto. Che figata! Dove eravamo rimasti? Togli il lenzuolo. Ok. Te lo tolgo subito. Wow. Ok, pulisci lo studio intanto che attendiamo comunque, come si dice, le sue istruzioni. Dire che possiamo pulire quello che c'è da pulire. Questo lo mettiamo qua. Questo lo rimettiamo a posto. Ok. Ecco fatto. Posso pulire altra roba. Ok, qua sotto mettiamo un po' d'ordine. Se no si crea troppo caos, ragazzi. È vero che di solito i posti dove stanno gli artisti sono caotici, perché loro si ritrovano sempre nel loro caos. Però c'è veramente poi troppo casino. È pure brutto da vedere. Allora, qua non posso pulire niente. No, qua sembrerebbe essere tutto in ordine. Di qua? Mi sa di no, ragazzi. Ok, non ci resta che... Pulisci lo studio, però non l'ho completato effettivamente, quindi... Ah, ecco. Mancava qualcosa. Ovvio. Andiamo a pulire i pennelli. Non posso pulire i pennelli? Non posso? Ah. Allora, il tuo verdetto, Marcus? Sì, direi di sì. Non ci vedo molto senso. Ah, sì, aspetta, quello è un vuoto. Sì, quindi c'è qualcosa sì, di sfuggente. Mm. Qualcosa che non riesco a definire. Mm. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Carl. Ma basta parlare di me. Vediamo se tu hai talento. Oddio. Provaci. Prova a dipingere. Davvero? Dipingere? Ma che cosa? Quello che vuoi. Dai, provaci. Oddio, dai, che figata! Oddio, raga, no, che figata, aspettate un secondo. Trovo un soggetto da dipingere. Direi che proverei a dipingere la scrivania. Aspettate, posso dipingere anche qualche altra cosa? Dipingi il quadro di Carl. No, direi che dipingeremo la scrivania, mi ha ispirato di più, ragazzi. Ok. Vabbè, con le capacità di un androide, insomma, può essere capace di fare qualsiasi cosa, anche di dipingere bene, ovviamente. Oh, già fatto! È una copia perfetta. Già. Della realtà. Ma dipingere non è replicare il mondo, è interpretarlo, migliorarlo, mostrare qualcosa che tu vedi. Carl, io... Non posso, non sono programmato per questo. Coraggio, su, prova, prendi quella tela. Wow.
Cioè, lui, vi rendete conto, ragazzi, sta cercando di spronarlo in ogni modo a fare qualcosa che un androide effettivamente non... Fai una cosa per me, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Non potrebbe, non dovrebbe fare, fidati. Forse. Prova a immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire e lascia che la mano scivoli sulla tela. Wow. Io direi... identità, ragazzi, è quella che forse Marcos sta cercando. Un'identità propria. Oddio, è difficile. Direi prigioniero. Ok. Vediamo un po' cosa ne esce fuori, ragazzi. Sono curiosissima. Sono curiosissima. Ok. Ho scelto quindi identità e prigioniero. Ovviamente i risultati potrebbero essere diversi, abbiamo visto che c'erano 4 opzioni in ogni volta. Oh mio Dio! E questo chi è? Ehi, Pan? Ah, il figlio. Leo! Nel figlio. Non ti ho sentito entrare. Ero in zona e ho fatto un salto. È passato un po' di tempo, eh? Stai bene? Non sembri in forma. Oh, sì, sì, sto bene. Sto quasi. Ehi, senti, mi servono dei soldi, pa. Ancora? E quelli che ti avevo appena dato? Sai, finiscono e basta, no? Cioè... ti stai facendo ancora, vero? No, 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 ti giuro, non è per quello. Sì, non mentirmi, Leo. Ma che differenza fa? Ho bisogno di soldi, tutto qui. Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo, certo, so perché. Preferisci occuparti del tuo pupazzo invece che di tuo figlio, eh? Dimmi, pa, cos'ha lui più di me? È intelligente? E sicuramente più non di come te. Me, vero? Ma sai una cosa? Questo coso non è tuo figlio! È una cazzo di macchina! Leo, ora basta! Basta! Non ti frega di niente, solo di te stessi e dei tuoi quadri del cazzo! Vai via! Non vuoi bene a nessuno! Non vuoi bene a me, pa! Dovrebbe voler bene a un fattone! Un fattone drogato che sperpera i suoi soldi? Pezzo di merda. Minchia, che situazioni, ragazzi. Bene, la seconda situazione che viviamo è già, oh mio Dio. Non abbiamo esplorato ovviamente tutte le possibilità. Per quanto riguarda le prime, a quanto pare avremmo potuto fare forse qualcosa prima di andare a svegliare Carl. Però vabbè, e qua c'erano le altre ovviamente opzioni della cosa da fare nel frattempo che Carl faceva colazione. E qua ovviamente le opzioni per il quadro. Che dire, ragazzi, andiamo avanti. Già so che non mi piacerà la piega che prenderà tutto questo. E Connor. Mi piace. Credo che Connor sarà il mio preferito probabilmente, eh? Non so perché c'ho questa sensazione. Ah, minchia, non sono ammessi androidi. A quanto pare ho intenzione di entrare lo stesso, quindi direi che entreremo lo stesso. Prova il tenente Anderson, ok. Connor mi piace, ragazzi. Mi piace. Allora, scansiona i volti, addirittura. Posso scansionare i volti, davvero. Che figata. Salve, signore. Ok.
Vediamo un po' chi è questo tizio. Non corrisponde. Minchia, ragazzi, sa tutto. Sa la data di nascita, sa il lavoro. Pensavo che gli androidi non entrassero qui. Vabbè, dai, su, fai poche storie, amico. Sei tu il tenente Anderson? A quanto pare no. Sei tu? Non credo, se sei seduto qui con l'altro tizio. No, è disoccupato. Che problema è? Sarà questo qua col cappuccio, ma anche no. Anche no, anche questo è disoccupato. Sarai tu il tenente Anderson? Forse no. Ah, invece sì, è lui, è mascherato, ok. Salve, signore. Presentati, sono qui, signore. Tenente Anderson. Ah, mi chiamo. Mi chiamo Connor. Non è travestito, è che è proprio così. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna al Pinto Bar l'ho trovata. Che cosa caso? Vuoi? Le hanno assegnato un caso oggi pomeriggio. Un omicidio. Ah, un androide della Cyberlife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Davvero? Specialmente da un coglione di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Sì, però, cioè, te devi calmare, insisti. Mi scusi, tenente, ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi ficcare le tue istruzioni? Non c'è bisogno. No. No, dove? Se l'è presa, riporta la ragione, dai, signore. Forse deve smettere di bere e venire con me. Questo qua ci tirerà un cartone, ragazzi. Sì, sì, ha proprio intenzione di smettere di bere. Offri un altro drink? Facciamo così. L'ultimo lo offro io. Che ne dice? Barista, un altro per favore. Visto, Jim, alta tecnologia. Fallo doppio. Guarda caso. Mamma mia, ma ti piace sta qua? Inzupparti come una spugna. Ti piace proprio? Ok. Almeno non ci abbiamo litigato. Immaginati, cioè, immaginatevi se gli avessi rovesciato il drink. Hai detto omicidio? Sì, esatto, signore. Omicidio. È proprio per questo che sono venuto qui da lei, oddio. Cioè, quindi ovviamente potremmo indagare su altre scene del crimine, ragazzi. Che figata, con le capacità che ha Connor sarà una cosa spettacolare. Aspetta qui. Ma no, ma non posso venire con lei. Risoluto. Impossibile, io vengo con lei. Esatto. Senti, ti consiglio di non rompermi i coglioni se vuoi passare la notte tutto intero. Mi scusi, signore. Ordini contraddittori. A quanto pare è meglio non agitarlo troppo questo qua, ragazzi, anche se mi sta dicendo comunque di uscire. Just Douglas di Channel 16 può confermare che si tratta di omicidio. Vediamo un po', ragazzi. Non confermo un bel niente. Seguiamolo e vediamo che cosa succede. Mi fate passare. Non possono proseguire. Ma come no? Lui è con me. Ok, meno male. Grazie. Grazie, amico. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Okay. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sbucato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? No, non se l'è preso. Divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Erano mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. E così ha trovato il corpo. Ah, cavolo, chissà che puzza allora, se è qui da mesi. Oh, merda, che puzza. Ecco. Prima di aprire le finestre era ancora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini era un tipo solitario. Stava quasi sempre in casa, non lo vedevano mai. Ah, nello stato in cui è, perché scomodare il mondo nel cuore della notte? Meglio aspettare l'alba. Oddio, raga. Io dico che è lì da 3 settimane buone. Ne sapremo di più quando arriverà il coroner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Okay. Qualche segno di effrazione? No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro.
Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Guarda caso. Devo prendere un po' d'aria. Guarda Mettiti caso. Pure comodo. Adesso il tutto deve sempre girare sugli androidi adesso, no? Ok, ho ascoltato il briefing, perfetto. Indaga sulla scena del crimine, ragazzi. Dobbiamo trovare la bellezza di 10 prove. Facciamo attenzione. Perfetta. Eh sì, anche infatti, troppo, questo l'avevo notato anch'io. Così. Cos'è sta roba? Minchia. Ma è quella stessa droga di cui si fa quel tizio, di cui si fa Todd. È la stessa droga. Scusate, ragazzi. Allora, qua ne abbiamo Chris, un'altra. Ha scritto col sangue della vittima? Abbiamo un'altra. Direi proprio prova. Di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. Possiamo pure esaminare la vittima, oh cavolo. Dio santo, ma che cazzo fai? Oh, sto analizzando esaminando. Posso controllarlo in tempo reale. Wow. Mi scusi, dovevo avvisarla. Scusa, oh. Ok, però non infilarti altre prove in bocca, intesi? Ok, sì. Certo. Stai tranquillo. Ma porca troia, non ci posso credere. Vabbè, ma tanto, cioè, non sa, non se ne accorge, insomma. Data campione, 19 giorni in pratica. Quello che mi hanno detto, che probabilmente era lì da almeno 3 settimane, insomma. Qua c'è un'altra prova, ok, che sarebbe il coltello, ragazzi. Analizziamo. Niente impronte digitali, c'entrano gli androidi? Perché ovviamente gli androidi non avranno, ragazzi, impronte digitali. Mi pare ovvio. Amico Carlos amava divertirsi. Già. Chris, allora. Voglio un test antidroga completo. Certo. Fatto sta che qua è pieno di merda, veramente. Cioè, questa casa era un'assoluta schifezza, comunque. Il tizio vive in condizioni. Ok, esaminiamo il cadavere, anche se non è per niente un bello spettacolo. Non lo è, cavolo. Ok, aveva del red eyes. Ah, del red eyes ovviamente sui baffi o su quello che è, insomma. Dopodiché è deceduto. Minchia, pesava 130 kg, cavolo. Ora del decesso stimata alle 23:30. Addirittura, possiamo sapere addirittura l'ora del decesso. Qua abbiamo i tagli, ragazzi. 28 coltellate, porca miseria. Emorragia interna deceduto più di 19 giorni fa. Mamma mia, ragazzi. Pazzesco. Non lo so, avrà qualcosa in mano, infatti. Corrispondente alla base, vabbè, crimini precedenti, furto e aggressione armata. Ok, questo per le impronte digitali. Ricostruiamo quello che potrebbe essere successo, ragazzi. È stato accoltellato mentre era... si stava alzando? O che cosa? La vittima è caduta. Ok. E invece... ah, la vittima è stata pugnalata. Ok, mentre era ancora lì in piedi. Cioè, stava scappando, stava fuggendo, diciamo. Ok, venivano dalla cucina. Perfetto. Quindi, ok, è successo che quella vittima è caduta e qua è stata pugnalata più volte. Ai, che roba. È stato pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso gusto. Preso gusto, magari era furioso. Sì. Per qualche finito. Motivo. Ok, esaminiamo pure gli altri indizi che ci rimangono, ragazzi. Lettere normali, addirittura il carattere, ragazzi. I am alive, cioè sono vivo. Ok, quanti indizi ci rimangono? Minchia, ancora 6. Porca miseria, che cosa mi sta sfuggendo? Allora, queste due le avevo esaminate, giusto? Qua che cosa abbiamo? Esamina, vediamo un po'. Oh Gesù, è un nightclub, cos'è? Frequentava posti poco raccomandabili, diciamo. Qui cosa abbiamo? C'è qualcosa di interessante? Sembrerebbe proprio di no nell'armadio, ragazzi. Gli altri indizi sì, sono qua nella cucina. Ok, diamoci da fare e vediamo un pochettino che cosa abbiamo qui. Ok, sangue secco ovviamente è del tizio. Di qua cosa abbiamo? Qua posso aprire. Ok, questo dà sul giardino del retro, suppongo. Potremmo analizzare impronte, se ci sono impronte. Vediamo un po', eccole qua, infatti. Numero 44. La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Direi di sì. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43.
È successo settimane fa. Le tracce spariscono. Già. No. Questo tipo di suolo trattiene le tracce. Ok. Qui non viene nessuno da tanto tempo. E quindi? Il deviante non è scappato da questa parte, ragazzi. Interessante. La cosa si fa interessante. Ok, analizziamo gli altri indizi. Cosa sarà successo qua? Allora, sono le impronte ovviamente del segni di colluttazione, certo. Qui abbiamo il sangue secco del tipo. E vediamo di qua. Ah, minchia. Ok, molto interessante. Il sesso androide vince. Wow. Il vostro androide vi spia. What the fuck? Vabbè. Un giornale comunque pure un po' zozzo. Allora, ste finestre sono sicura che non vengono lavate da anni, non da mesi, da anni, sul serio. Qua manca il coltello alla cucina, ovviamente. Ormai il delitto è stata presa da qui. Mi mancano due indizi. Uno è questo, una mazza da baseball. What the fuck? Vediamo un po', è stata utilizzata? Impatto violento, tracce di tirium. C'è una ammaccatura. Ci saranno le impronte del tizio, immagino. Ok, ricostruiamo. Deve essere stata utilizzata per difesa, penso io. Vediamo un po'. Ok, il deviante ha preso un coltello e il tizio si sarà difeso così. Il tizio lo stava picchiando. Ah, cavolo. Il deviante è stato attaccato, quindi ha subito uno shock emotivo, ragazzi. Ok. Adesso è chiaro. Informa il tenente Anderson. Mi manca un indizio ancora. Voglio trovarlo, assolutamente. Qua siamo nel bagno, ragazzi, credo. E qui non ci sono entrata. Oddio. Non mi dire che l'androide è qua. Ok, no. Oddio. Scrittura ossessiva. Sarà del tipo. Cos'è sta roba? Inquietante, offerta religiosa. Chissà. Chissà che cavolo significa. Ok, ragazzi, ho trovato tutte e 10 le prove. Fatto sta che il tizio ha aggredito l'androide prima che l'androide lo aggredisse. Per cui devo informare assolutamente il tenente Anderson. Ok, eccolo qua, ragazzi. Parla. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah, sì? Spara, sono tutto orecchi. Te lo dico subito. Tutto è iniziato in cucina. In cucina. Figata, ragazzi. Oddio, possiamo ricostruire le cose che ci sono segni di colluttazione. La domanda è: cosa è successo di preciso? Il tizio ha attaccato l'androide. La vittima deve aver attaccato l'androide con una mazza da baseball. Con la mazza. Con la mazza. Questo sì. Corrisponde ai rilievi. Continua. Mi piace. L'androide ha tirato la sedia. L'androide ha tirato la sedia. Ho sbagliato. Così non ci no, siamo, che cavolo, ma come no? Ha preso il coltello, che stupida, ha pugnalato la vittima. L'androide ha pugnalato la vittima. Ok, sono stupida. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? Esatto. E poi che è successo? E poi la vittima è scappata in soggiorno. Ovviamente. In soggiorno. Madonna, poi è infierito però, eh. È infierito l'androide, cavolo. È infierito e come? E ha provato a fuggire dall'androide. Esatto. Sì, ha senso. Sì, l'androide ha senso perché ha ucciso così. La vittima. Con il coltello. Con il coltello. Madonna. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Non ci dice dove è finito l'androide. No, vabbè, che c'ho la palla di cristallo. La mazza lo ha danneggiato. E ha perso del tirium. Okay. Ha perso cosa? Tirium. Lo chiamate sangue blu. Ah. Il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ok. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. E scommetto che tu riesci a vedere. Certo, vero? È ovvio. Esatto. Già. Ok, ragazzi.
mi ha appena salvato la partita e questa cosa è importantissima, perché direi che voglio aumentare il nostro hype proseguendo le indagini la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un pudosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.